Ciao a tutti e benvenuti nel mio laboratorio. Questo video fa parte di un tutorial nel quale vi insegno come costruire un pirografo partendo dal trasformatore, passando per lo stilo e per le punte. Quindi un intero tutorial su come costruire un pirografo dall'inizio alla fine. In questa parte mi occupo di insegnarvi a costruire il trasformatore. Il trasformatore che andremo a realizzare ha la capacità di fornire circa 2-3 volt e una corrente di una decina di ampere. Trasformatori di questo tipo non sono facili da trovare in commercio o se si trovano sono piuttosto cari. Noi per ovviare a questo problema prenderemo un trasformatore da 12 volt, un trasformatore per i faretti, e lo modificheremo per fare in modo che possa dare 2 volt. Per l'alimentatore del nostro pirografo abbiamo bisogno di un trasformatore toroidale. Io ne ho comprato questo qui a 3,99 € da un rivenditore di surplus elettronico su internet. Ne ho acquistati diversi pezzi visto il prezzo molto basso. In origine questo tipo di trasformatori era utilizzato per i faretti alogeni, tipo quelli montati nei bagni o nelle cucine. Adesso quel tipo di trasformatore è stato sostituito da un trasformatore elettronico diverso, più economico e più piccolo. Quindi questi trasformatori si trovano facilmente come surplus a prezzi molto bassi. C'è scritto la ditta è Zuccotti Giuseppe di Senago, Italy, Milano, e è indicato che l'avvolgimento primario, quindi quello alimentato con i 220 volt, è quello con i fili bianchi, e l'avvolgimento secondario, quello che darebbe in uscita 12 volt, è quello con i fili rossi. A noi quello con i fili rossi non serve, per cui li possiamo tagliare, oppure per non sprecarli meglio ancora isolarli, quindi con del nastro isolante o con dei morsetti andare a eliminare questi due fili rossi. Abbiamo bisogno quindi del trasformatore toroidale, poi di un pezzo di cavo di alimentazione. Questo qua andate in una qualsiasi discarica, nella discarica del vostro paese, chiedete la possibilità di prenderne uno. Se non vi fanno storie, tagliate via da un vecchio televisore, da un vecchio registratore, di solito le discariche sono piene di elettrodomestici, da un phon, sono piene di apparecchiature elettroniche, tagliate via uno spezzone di cavo. E infine avete bisogno di qualche metro di cavo elettrico, quello che si usa per gli impianti elettrici, cavo da 10 A. Come prima cosa quindi andiamo ad eliminare l'avvolgimento 12 volt e ad collegare il cavo d'alimentazione all'avvolgimento da 220 volt. Allora, quello 12 volt che abbiamo detto essere quello rosso, prendiamo i due cavi e li blocchiamo in una morsettiera mammut, della quale non utilizzeremo i connettori e rimarranno quindi lì morti, volanti. Poi, perfetto, controlliamo che non si sfilino. Facciamo la stessa operazione per i fili del 220 volt. Apriamo la morsettiera se non entra. Controlliamo sempre il perfetto serraggio dei morsetti. E a questo punto andiamo a collegare il cavo del 220 volt che appunto abbiamo recuperato dalla discarica sui due fili bianchi. Verifichiamo che non escano. Perfetto. Adesso abbiamo bisogno di realizzare un avvolgimento secondario in grado di dare 2 volt, 3 volt, come dicevo all'introduzione del video. L'avvolgimento standard di questo trasformatore non ci va bene, ne andiamo a realizzare uno adatto al nostro scopo. Prendiamo quindi il filo
il cavo elettrico, il cavo da impianti, lo infiliamo nel trasformatore, nella ciambella, nel toro, toroide, e lo andiamo a far passare proprio a metà. E quindi iniziamo ad avvolgere, appunto, un avvolgimento attorno al toroide. Facciamo girare il nostro filo in questo modo. Una spira, due spire. Quante spire? Allora, dipende essenzialmente dal tipo di trasformatore che siete riusciti a trovare. Con il trasformatore che ho trovato io, mi sembra che due spire facciano mezzo volt, quindi un volt quattro spire, quindi devo fare otto spire per avere due volt. Ma questa cosa non è una costante, cioè dipende proprio dal trasformatore che avete. Quindi il mio suggerimento è quello di fare un po' di spire, andare a misurare la tensione con un tester e eventualmente aumentare o diminuire il numero di spire. In ogni caso, sia che avete il tester sia che non ce l'avete, un buon modo di procedere è quello di fare un po' di spire, poi collegare il pirografo, vedere gli effetti sulla punta, cioè se si scalda oppure se non si scalda, e in base a quanto si scalda o non si scalda, aumentare il numero di spire o diminuirlo. Una volta finito di avvolgere il filo, il cavo elettrico, attorno al toroide, facciamo ancora qualche giro da un lato e dall'altro per bilanciare e avere la stessa lunghezza di filo che sborda, ancora uno. Possiamo andare quindi a bloccare il filo con delle fascette. In questo momento io non ce le ho, quindi semplicemente lo arriccio, lo arrotolo e abbiamo fatto un avvolgimento secondario. Questo avvolgimento secondario è perfettamente sicuro perché è isolato dalla guaina di plastica. Possiamo montare anche qui un morsetto mammut. Sui due cavi, dove dall'altra parte poi andremo a collegare il nostro pirografo. Prendiamo lo stilo e lo andiamo a collegare dall'altro lato. Lo colleghiamo quindi al secondario del trasformatore. Allora abbiamo da una parte lo stilo e dall'altra il cavo di alimentazione. A questo punto non ci resta che provare il nostro pirografo andando a installare una punta sui due terminali e provando ad accenderlo. Dopo pochi secondi la punta diventa rossa e col nostro pirografo possiamo andare a scrivere su legno, cuoio e altri materiali simili.
Bene, avete visto il nostro trasformatore, l'avete anche visto funzionare. Quella che vi ho insegnato è una tecnica molto semplice per modificare un trasformatore fatto per dare 12 volt e farlo diventare un trasformatore a una tensione più bassa. Non è l'unico modo per fare un alimentatore per il nostro pirografo. Possiamo per esempio anche prendere un alimentatore per PC, di quelli per i PC quelli desktop, che sono in grado di dare diverse tensioni di uscita, 3,3 volt, 5, 12. Potremmo prendere i 3,3 volt e abbassarli alla tensione che ci serve utilizzando una resistenza o un circuito elettronico in grado di regolare la corrente. Questi circuiti si chiamano regolatori PWM, ne ho già anche realizzato qualcuno, magari in futuro potrei mettere un tutorial su come realizzarlo. E questo tipo di regolatore ci permetterebbe di regolare la potenza del nostro pirografo, quindi magari per fare una lavorazione su cuoio dove serve una temperatura più bassa, regolare una potenza più bassa, e sul legno regolare una potenza più alta. Anche col trasformatore toroidale è possibile fare qualche giochetto di questo tipo, cioè avere una regolazione della corrente. Si possono per esempio fare più avvolgimenti e fare un avvolgimento che dà un volt, un avvolgimento che dà un volt e mezzo, un avvolgimento da due volt e così via. È possibile fare quindi un unico avvolgimento che dopo un tot di spire va sulla morsettiera mammut, poi ritorna al trasformatore toroidale, fa un'altra serie di spire e ritorna al mammut su un morsetto separato, poi fare ancora un po' di spire e tornare al mammut. Questo genere di trasformatore si chiama trasformatore a presa centrale o trasformatore a più prese. Potete cercare su internet, è molto semplice da realizzare. Essenzialmente si tratta di fare l'avvolgimento, poi fare una presa e poi continuare l'avvolgimento. Così avete a disposizione più tensioni e in base poi ai morsetti a cui collegate lo vostro stilo avrete più o meno tensione e quindi anche più o meno corrente che fluisce nella vostra punta. Vi do ancora una volta i link per vedere come costruire lo stilo, se non l'avete ancora visto, e per vedere come costruire le punte di diversi tipi per tutti gli utilizzi che ne potete fare. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace sul video, e se avete delle domande, delle curiosità, o se volete raccontarmi come avete costruito il vostro pirografo, se ci siete riusciti, ci sono a disposizione i commenti.